The Poltergeist, io sono Dave e siamo oggi su, per quanto non, al momento non si veda, siamo su The Binding of Isaac, che è la prima volta che lo trasmetto io da PC. Spero che ci sia della qualità effettiva nello streaming e spero che nulla vada a puttane come è successo molte volte purtroppo nel nostro canale, per svariate questioni, insomma. Detto questo, oggi sarò in compagnia di Acido Matt ed Edrock66. Però Edo il matto, no, non Edo il matto, Matteo il matto non sarà presente per adesso, arriverà il tempo di che lui faccia cena, perché ovviamente non mangio come le persone normali e quindi dobbiamo aspettare a lui, come se fosse una principessa, no? Che dobbiamo stare alle sue esigenze. Al momento vedete Looking for a Game Capture, il tempo che faccio anche una chiamata, invito Edoardo a essere bello, vediamo, lo chiamo. Vediamo, no? Avevo chiamata vocale. Vediamo se riusciamo a percepire. Vediamo. Attendiamo. Edo, ci sei? Edo, dove? Vabbè, niente. Attendiamo ancora di più. Attenzione! Ecchi, me lo sento, grande Edo, benvenuto. È certo che sia. Cazzo. Sì, gentili follower, siamo tutti qua, siamo tutti insieme. Adesso è il tempo di avviare The Binding of Isaac. Però c'ho un po' di problemi, dato che Steam non si avvia, però niente di troppo complicato, è il tempo di, vabbè, aggiornare. Un attimo, ragazzi, accendo l'aria condizionata. Ragazzi, la vita è più bella con un condizionatore. Quindi perché non avere un condizionatore? Questo è il problema. Vabbè, comunque. Oh, tra poco si incomincerà a ragionare a livello di freschezza. Nel mentre volevo attivare Steam, ma a quanto pare non vuole, quindi dovrete aspettare un pochino. Ah, ecco, ce la sta facendo. Tutto questo tempo è per attivare Steam, ragazzi. Abbiate un minimo di pazienza. Nel mentre, se siete interessati, andate nella sezione informazioni del nostro canale e trovate la descrizione del programma abbonamenti a The Poltergeist. Quindi, se foste interessati a un abbonamento, ma non sapete quale fare e che vantaggi ci siano effettivamente da un abbonamento, tranquilli, trovate tutto lì. Va bene, sì. Allora, The Binding of Isaac, eccolo qua, grande gioco. Gioca. Dovrebbe darmi troppi problemi. In caso cambio controller, perché sto usando un controller scraususo della Xtreme, in caso cambio con quello di PlayStation, però mi seccavo a cambiare controller. Allora, vediamo se questa scelta verrà pagata amaramente. Andiamo. Il gioco vuole Isaac and partire, his non mother vuole. lived alone in a small house on a hill. Sento il gioco, Isaac non lo kept to vedo. himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was Dovrebbe simple, essere qui. and they were Dai, both Edo. happy. Ah, ecco qua. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Ah, l'uscita audio Your è fuori son dal has become PC. corrupted by Allora sin. He devo needs un to attimo be sistemare questa cosa. saved. Sì, grande. I will do my best. Sì. Devo uscire dal gioco e rientrare. Scusatemi per tutti questi problemi che sto causando. Ma speriamo che tutto si risolva il più presto possibile. Pannello di controllo. Uscita audio. Vediamo. Speakers. Prova. Ok, questo. Allora, imposta come dispositivo. Perfetto, dovrebbe funzionare. Giochiamo e vediamo se funziona. Si evita di dare problemi. Let's check it out. Ok, lo sento. Allora, possiamo anche cominciare. Ufficialmente questa volta. Benvenuti su The Binding of Isaac Rebirth. Nei tag ho messo Afterbirth, però insomma, poco importa, noi giochiamo così.
Press start. Allora, questo è un file completamente diverso da quello a cui siete abituati quando gioco. Aspettate un attimo, un momento la musica. È un file appunto completamente diverso perché non è quello a cui, con cui trasmetto di solito. Io trasmetto di solito da PS e gioco su Switch. Quindi potete vedere. La versione PC per me quanto effettivamente male, perché ci gioco veramente male. Lo uso più che altro a comunque, vabbè, dai, new run, direi partire subito a manetta. Per fortuna avevo già sbloccato Asis. Ce la facciamo ad hard. Che fa sempre bene una run ad hard. Allora, abbiamo del fondo, ricordatevi del fondo, io l'ho utilizzato in zona e non pensate che no, porca puttana, vabbè. Devo attivare gli FX, così si sente effettivamente i nemici si lamentano. Perché sono Short Range Mega Tears. Non so l'effetto che abbia su. Ho solo da dire che avrò molta paura quando inizieranno i versi. Ma molta paura. nuovo per me con Isaac, trasmissione, scusatemi se faccio tutti questi test. Culo. Allora, non dovrebbe sentirsi. Un saluto al nuovo follower, sbrodolo dal pistolo, che non credo sia nulla di simpatico. Allora, ovviamente, contento.
ripetendo sempre l'ora, ma è proprio perché bomba. Evil Art è un red art. Hai scelto sempre Isaac come personaggio dai. Azazel, ah bella, sì, sì. La voglio rendere un po' semplice per la prima run di oggi. Certo. Ma certo, sennò che bello c'è. Tra l'altro il creatore di Isaac, già l'ho detto, ha affermato. Ragazzi, che domani scade la challenge dei 100 iscritti, dei 100 follower, prima della fine di agosto. Insomma, entro la fine di domani dovete iscrivervi in 9. Fate il vostro mail. Preferisco evitare. Perdonatemi per l'allora, però. Involontariamente mi hanno aperto una stanza segreta. Fiondiamoci. Vabbè. Ok. Bomba. Vediamo cosa ha da offrire. Ragni, ahimè. Deve essere. Thank you.
Mr. Stato. Io chiedo scusa a chi ci segue se sono motorino, ma per ora nella mia camera c'è un po' di macello, quindi mi farò sentire ogni tanto. No, vabbè, sì. Per esempio quando c'è un infarto. Ah! Attenzione, Matteo mi chiede di mandare fotopiedi, immagino sia un sintomo per dirmi di voler entrare in chat. Allora ragazzi, un attimo esco dal gioco, per un qualche secondo non vedrete niente, che invito pure Edo e Matteo. Edo, adesso chiamo ai Poltergeist, va bene? Quindi entra da quella parte. Deve intrattenere? No, no, entra nel canale dei Polter, perché sto chiamando sto facendo un'altra chiamata nel canale di... Ah, ok, ok. Matteo? Certo che mi unisco alla chiamata. Non mi faceva unire la chiamata. Pensa un po', la posso avviare ma non mi fa unire. Ma che cazzo? C'è una certa deficienza in gioco. Io, Matteo, non ti sento per un cazzo. Ah? Non ti sento per un cazzo, Matteo, aumenta la sensibilità. Scusami, aspetta, cambio cuffia. Ah, ok, va bene. Comunque ragazzi, benvenuto a Matteo. Sì, sempre il gay di turno che arriva quando vuole. Ringraziamo anche quell'un follower che si è disiscritto. Ti possa venire un accidente. Te lo auguro con tutto il mio cuore. Che tu possa trovare Satana nel tuo prossimo ovetto Kinder. E tante altre cose belle. Ciao. Vabbè, comunque. Sto scherzando, ragazzi. Io gli auguro di peggio, mica solo questo. Te lo sento, guardi. Non è uguale la tua gentilezza, pezzo di merda. Sì, ma aspetta, non puoi aumentare la sensibilità. La tua gentilezza non è uguale.
Comunque Suga. Bene, allora, benvenuto. Benvenuto. Grazie. Oggi grazie. Isaac lo faccio io perché ti rubo le cose. Veramente sono io che generalmente rubo a te facendo Isaac. Mega allora, sto provando a giocare un controller veramente X. Perché non devo colpire? Lo so, però mi secco. Ma che conto puoi essere? Quanto puoi essere amebico? Vai, zitto, che qua c'è una pillola. Era explosive diarrhea, porca puttana. Fuori. Allora, questa sarà bella, no? Era lockdown. Allora, questa sarà bella. Arrangia, vabbè. Questa sarà ancora andando bene. Bad guess, andate a cacare. Cosa cazzo? Ringrazio un follower che ci sarà un followato. Eh sì. E quindi, che cazzo, sbrodolo dal pisto. Ah, sbrodolo dal pisto. Spero che non sia stato lui a disiscriversi, perché non è veramente succa. Cazzo. Attenzione, Dio ci fa un regalo, che sono le pergamene. Soltanto che io, cioè le pergamene mi farebbero perdere gappi, quindi vaffanculo. Io non le voglio le pergamene della saggezza. Preferisco l'ignoranza. Quanto puoi essere, no? Dice, ragazzi, a piccola chicca comunque prima di parlare del futuro scomuto, sto rigiocando a Reunion City, per chiunque volesse Flash Games installatelo che è un bel gioco free to play. Ma non consigliare le robe su Flash Games, Dio buono, perché non posso credere, ma che cosa consigli Flash Games, che cioè, siamo un canale di giochi seri, non sta roba qua. C'è Cristo Dio. Tacca bro. Fatti un account Steam e prenditi qualcosa su Steam. E certo, però se gioca su Splash Games, che cosa può mai ottenere da Steam? Non può. Capito, ma su Steam c'è roba bella, è facile da qui accedere. Cazzo! Comunque, quando vuoi io sono davanti. Comunque sono davanti io a. Al. Zitto, ho preso una rapa e adesso sono felice. Ho notato. Stai zitto. Cioè, tu ti asappo, voglio dire. Ecco, usa tutte le chiavi per prezzo di. Ecco, così ti impari la prossima volta a insultarmi. Per favore, taci. Ma guarda. Allora, cosa più divertente è che continua poi a parlare. Cioè, non... Quella volta in cui io avevo per sbaglio utilizzato la chiave. E tu mi hai preso in giro, coglione. Perché ecco. Quella è una situazione allucinante perché l'hai fatto tutta una volta, c'è stata una sequela di errori. Zitto! Allora comunque entriamo nel negozio. Guarda, sei ancora qui. Facciamo esplodere sto stronzo. C'è un grid morto, c'è un keeper morto. Allora, doniamo proprio la bestia, però vorrei comprare qualcosa che non compro un cazzo. Doniamo. Stavo dicendo. Si è rotta la seconda moneta! Ma poi. Vaffanculo. Ho usato una chiave per sbaglio, ok, adesso siamo pari a te. Ecco. Diciamo che After Birth non ha peggiorato un cazzo nella donation machine. In realtà sono uguali, cioè semplicemente la volta scorsa hai avuto molto culo. Non ho il controller del cazzo, quindi non ho il controller. Vabbè, con la cosa c'entra con la donation machine? No. Io sono così etero che divento che. Fai il giro e diventa. È una compilation di cagate quello che sto dicendo, mi piace. Lo so, l'avevo compreso, però stavo continuando a farti dire cazzate, tanto. Attenzione. Si dice che ai pazzi, agli scemi, bisogna farli bene, continuare a parlare. Sì. Anche questo dico. Non dico rosso. Io ti volevo dire che sono davanti al. Finisco questo boss poi in 30 secondi. Questo ti volevo dire. Quando vuoi mi puoi dire il. Il cuore è morto in 3 nanosecondi. Detto conti a zap. Ah no, vabbè, non c'entra un cazzo. Sei stato bravo. È vero, hai ragione. C'è l'esercito. C'è andato con. Pensavo. Due chiavi non è minchia. Va bene, allora, ma te vanno in 30 secondi. Sì. Per chi fosse quanto potete essere gay. Cosa succede? Ma perché? Cosa sta succedendo? Cioè, Edoardo non è chiaro. Tantissimo era Edoardo, mi sono cagato. Pensavo che fosse un'animazione speciale del caricamento. Non mi ero dimenticato che c'era Edoardo.
Ci dovrebbe essere la webcam per questo. Cioè, ma Gesù, ma perché non si mette in un punto in cui non ci cerca? Non può non avere un punto della casa in cui non c'è casino, Chris. Ah, ora mi ricordo cosa fa. Comunque, Matteo, una bella preghiera in diretta ce la fai? Non mi spara una bestemmia, di poter vedere. Se proprio desideri una bestemmia la manda. Vabbè, vabbè, vabbè. Ma poi vuoi ricordare di avere la chiave? E allora? Merda! Sei sicuro che vuoi che la mando la bestemmia? No, 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 non ne va a essere. Vabbè, se proprio vuoi. Sì. Sei proprio. Ma genuinamente. Comunque. Sì, sono ritornati dalla no, ho preso il cancro. Ho preso un cancro. Cosa? Preso il cancro. Ah, perché effettivamente. Dai! Allora... dai. Che cazzo. Dai, ma tu puoi. Chiama aiuto! Guarda, chiama aiuto! Me lo stai implorando! Sto perdendo vita perché sono più figo di Matteo. Diventa. Sì, certo. Sì. Diventa tipo Shutter Island. Niente di pusha the line. Chi si guarda Tenet è ricco. Ma vai a cagare, va. Tenet è geniale. Adesso guarda, spunterà Edoardo a dire ma una cosa. Ecco, avevo detto poi ha detto una cazzata ancora. Cosa c'è? Adesso tu dimmi cosa c'è questa sentenza con quello che abbiamo detto. Ah, ma siamo mamma, cazzo. Che schifo, non è bella questa frase in nessuno dei campi semantici possibili. Vabbè, ok. Ah, possiamo prendere la chiara papale, così facciamo le messe nere. Two girls, one mamma. Two girls, one mamma. Ah, la faccio la boss rush? Alla. Qua ci avrei il rosario, Satana in miniatura, la tiara. Vabbè, alla fine il rosario da pancreas ammuffito. Cos'è? Allora, il pancreas non me lo ricordo che fa. Il rosario mi pare che ti dia dei soul art. Probabile. E qualcos'altro. La tiara è grande. Non mi ricordo che era un bel oggetto, però non mi ricordo che fa. L'altro, quel pipistrellino, faceva. E appunto non lo so. E che cazzo. Della memoria che hai, Frost. È fin quello. Banana. È banana. Vabbè, ragazzi, la vostra ci va a cagare adesso. No, no, vuole va a cagare. Perdono, posso tornare indietro. Una cosa mi ha sempre dato fastidio della vostra fighter. Scusami, ma vai fatela la vostra. No, ormai vaffanculo. Ma perché? No! Portami il contenuto di qualità, Cristo! C'è il cuore qua, quindi devo portare avanti proprio. Che vuol dire? Non vuol dire un cazzo, però comunque è una cosa normale che dici durante la giornata. Okay. 48 ore di energia, perfetto, così cago fuori mosche proprio a palazzo. Bergas. Adesso scorreggio ancora. Poi, diarrea esplosiva, attenzione. Dopo le scorregge giustamente cadi. Una zona segreta. Attenzione, porca merda. Oh, che cazzo è? Cosa? Figa! La figa bauscia. Va bene. Comunque ricordiamo ai nostri cari spettatori che tu non ci sono né domani né domodomani né dopodomani. No, senza farti schifo. Non ci sono da domani al 5. Da domani al 5. Ragazzi, quindi. Questo è per così mi impari a dire cazzate. Atto di scolpa, questo dici. Solo questo basta. Mostrare. A me no. Attenzione, se faccio Mission Impossible riesco ad aprire. Oh!
ragazzi, abbiamo veramente lo scudo di Mosca. Ma che cazzo è? Ross, sgravatissimo. Greve. Ah, Edo, tu ce l'hai la live accesa. Dave, tu hai la live accesa. Sono morto abbastanza. Sei invidioso perché non riesci a giocare con me, vero? Perché? Ok, perché io ho il cazzo a differenza tua che non ce l'hai. Sono io. E perché tu sei cerni. Tu che sono impossibili. Il problema è che, non è normale, cioè, in italiano dire una cosa del genere. Perché generalmente uno è invidioso di qualcosa che qualcun altro ha. Stiamo scherzando. Qualcun altro non ha. Guarda, abbiamo sbagliato. Ragazzi, quest'arma è la vita. Cosa? Il gatto col brimstone. Stiamo scherzando. Ah sì, questa è una cosa. La sinergia, la mia preferita. Avete visto che cazzo è? Cos'è che la vuoi usare per stanza, vero? Ti ricordo questa cosa. È per questo che la adoro. Dio ci offre questo. Che cos'è? Che poi Dio offre ad Adam, che è un demone. Eh sì, perché il braccio aperto è Dio. Ma che cos'era questo? Cosa? Questo coso, che cos'è? Pialo, generalmente i patti con Dio, i regali di Dio. Ah, va bene, vabbè, almeno sai che cos'è. Spectral Tears. Ah, ok. Praticamente hai tutte qua. Esatto, lo sapevo, immaginavo che dicesse una cosa del genere. Ma il problema è che. Cioè non il problema. Il problema. Il fatto che. Hai avuto praticamente un power up inutile sia per Flight che per Frog Tears, visto che già il Brimstone. Ah no, effettivamente il Brimstone, sì, tu volando già il Brimstone non ha problemi di no, prego, guarda, questo mi ha sputato di ostacolazione, mi sono rotto i coglioni, non ti voglio. Lo dovresti togliere dalla pool, sai come? Ah, mi serve a niente. Il cazzo, scusa. Ok, sì, dai. Infatti, ma vedete? È tutto a posto! Perdito, ecco. Chiamala, la maiala! Ho ancora un po' il succo ace. L'ho bevuto durante la cena. Bravo, hai sprecato il coglione. Ecco perché il zitto mi ha detto no, perché tieni praticamente. Ma con questo vento, con questo vento, tutti i nemici, ma sono questo di nome. Ma come sono Lancer? Ma quando. Ma come non giusto? Quando sblocco queste situazioni. Quando one shot in generale, quando si one shot. Ma non è proprio universale, io parlo di queste sinergie. Che sprecalo un altro po', Cristo. Cioè, non dico technique con i Brimstone. Ah, ok, è finito, vero? Ok, non l'hai sprecato. Ho sbloccato questa siringa, non mi ricordo cosa fosse. Che brutto. Non è finito lì, non è finito lì. Rob Baby e Experimental Trump. Experimental Trump. Vedi qua. Oh no. Come si chiama? Stai facendo una challenge? No. No. Stavo vedendo quali avessi sbloccato. Con,
continui con Azazel, no. Allora, se ci fosse qualcuno che usasse quei punti canale sarebbe la cosa ideale. Però non veniamo cagati da nessuno, quindi... Random. Tra l'altro trovate nella in sezione informazioni del nostro canale adesso il programma abbonamenti dettagliato, cioè vi abbiamo scritto tutto quello che si guadagna da ogni tipo di abbonamento e il loro prezzo complessivo. Vi ricordo che se vi abbonaste il vostro nome verrà inserito nell'elenco degli abbonati. Detto ciò, andate a fare un po'. Random. Anzi, guarda che anzi. No, Lazzaro, che palle. Allora, pillola ed è amnesia. Te ne puoi andare a fare in culo. Io ricomincerei. Fangulla con Strix, bro. Interessi. Che cazzo di schifo. Devo guardare anche che treasure di merda. Ah no, ok, non era male. E due terzi di scudo di mosca, praticamente. Con tre mosche addosso sei inattaccabile dai proiettili. Tra virgolette, io ci sono morto alcune volte. Perché tu hai una capacità che ti difende il gioco. Tu hai... Ma veramente, effettivamente sì. Sono. Ma perché? Permetti solitario. Mi ha protetto da un proiettile proprio. Va bene. The Magician che faceva? Ah sì, colpire. Sono i psycho colpi. Ma siamo questa merdina. Merdina ci sarai te, scusami. Scusami, abbi rispetto. Non c'è bisogno che esorditi in questo modo. Ma Edo cos'è? Morto o se posso? Ci avrà il volume altissimo, allora per decenza. Ma non è possibile però, ma Gesù Cristo! Cioè. Perché? Ma questo come dovrebbe. Che c'entra adesso Gesù? Vedi, entra e poi dice. Questo è. Toglitelo sto coso, per favore. Perché ragazzi? Perché mi ha mandato un video della sì. Guarda le persone che scrivi. E c'era questo qua che si è scritto in un appuntamento. Al buio questo qua scriveva. Vaffanculo. Si descriveva. Comunque. La fase non lo sopporto. È sempre un leggero dell'aria. Ma levati dai coglioni! Ancora! Vai, via! Vai, via! Non si ferma, è inutile che aspetti che si fermi, che non si fermi. Mangi? Questa troia, perché non è troia, non so come definirlo. Ah, io sono gemelli. È la reazione dell'astrofisico. Non è sì, esatto, non ha detto un vocabolo. Cioè, pensavo volesse esprimere un pensiero, ma non era esprimibile a suo tempo con delle parole. Ma io non posso buttare via questo oggetto. Devi tenere premuto L2. R2, scusami. R2. Però ho capito, per tanto tempo devi tenere più. Allora, 6 minuti non può essere. Io lo butto via gli oggetti quando gioco. Adesso non è che può durare 6 ore. Tutto. Ah, ok. Sì, ma dai, Hai saltato una porta disco di. Dai, sentiamo. Come si chiama? La tinta drop. Minchia, sì, no, minchia. Perché non ho bombe. Sono coglione, ecco. Sì, ecco, io guarda, spero. Com'era, scusa. Niente. L'avete capito quindi il problema di questo cazzo di persona?
con un astrofisico. Io... Ah, oh, ok. Oh, wow. M. Gemini. Cioè, capito, ragazzi? Cioè, è un astrofisico, non un cazzo di astronomo, Cristo. Cioè, non per essere un stereotipatore del cazzo, però... Però se credete nell'oroscopo, cioè, è ignorante, cioè, no, no, ma tu no, fatti capire chi è che crede nell'oroscopo, cioè, capito? Questa gente che non capisce la distinzione tra chi guardando lo sai, quindi non stare mai guardando la distinzione. Ma che cazzo? Insomma, non lo so. E vedi, via. Ah, questo. Non so, l'isola, quello che. Cioè, io ne conosco tanti. Adesso, effettivamente l'Islam. Tu Islam, oh, bastardo, ma ho detto che preferivo l'Islam, lo zodiaco. No, tu non preferire Islam, tu unica cosa è Islam. Ah, tu sei un infedele e quindi devi morire, ma secondo secondo la mia me ne metta sgozzato. E tu sei lì esangue. Sì, 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 che lo guardi ancora nel frattempo. Che sta uscendo il sangue dalla gola. Ok, io mi stavo installando Metal Gear Solid da Phantom Pain. Perché? Perché sì, forse. Deficiente. Metti tra chi l'hai detto deficiente? Perché sì, forse, deficiente. Un saluto a Briatore che sta morendo e ci segue da là. Ah sì, è vero, grazie. Se esiste Dio, questa è l'unica cosa buona che ha fatto. Perché c'è qualcosa che contro Briatore? C'è qualcosa che ho contro Dio. Brimen, perché Briatore. Va bene. Briamen. Vabbè, basta. Cioè, la sigla. Ragazzi, non ho trovato una chiave, una porta, due piani. Effettivamente. Che sì. Di merda. Proprio c'è. È andata di culissimo. Cioè, non c'hai un cazzo di niente, cioè non c'è un damage up, un tears up, una bomba, una chiave, una cosa bella, non c'è. Disperato, un batto contatto. Lo so, spero non batto contatto, non lo so. Fai schifo. Ragazzi, più di 6 secondi per abbattere mostro, c'è una vergogna. Più di 6 secondi. Con 6 secondi manco con Azaz ce la fai con 6 secondi. Scusi, E neanche un patto con Sadus. Vabbè, preso qua. Ok, vediamo. Speriamo che siano tutte e due buone. Vai a fare un di... Vai a fare un contesto di possibilità. Non è umanamente possibile. Non può succedere che. È una tesis. Speed up. E sono comunque lento. Cioè, nella media sono lento. Ma che cazzo, due speed up, due. Ah, ok, vedi che... nella... adesso sei velocino, dai. L'altro cos'è? È Matemesis. Sei sicuro? Prendilo. Ora succhia. Sai che non lo posso buttare, che sto avendo problemi che non posso buttare. Ah, cazzo, sì. Te l'ho preso per fartelo capire, coglione che sei. Ma poteva essere il suo opposto, coglione. No, perché se ero dello stesso colore di Ematemesis, la stessa posizione, mi sa che è proprio Ematemesis. Sì. Mamma mia. Potevi andare, cretino, potevi andare prima nella Cursed e poi uscire, sì. Utilizzare Ematemesis e se non funzionava uscivi la cacca. Va bene. Diventavo un ingegnere aerospaziale per fare un livello. Tipo Peter che se ne va là, si va a laureare ad Oxford, non mi ricordo per quale motivo, per tornare poi.
Vedete per fare cosa? Sì, che c'è, ci voleva la laurea là, non mi ricordo. Non mi ricordo. Uno voleva essere. Voleva avere un regalo da Gio. E allora, dato che sa che fai il regalo al capo della polizia, allora si impegna e diventa capo della polizia. Quello è un altro. Lui sa che è un altro, perché c'è uno in cui lui si laurea e basta. Poi va e dice, vabbè, ok, basta. Non mi ricordo proprio qual è il motivo. Ecco, quella volta in cui se ne va, viaggia fino a, non mi ricordo. Ah sì, quella là con Quagmire, che l'unica malattia sconosciuta, se ne va in Africa e torna. Ok, poi questa è una malattia sconosciuta, questa zanzara è portatrice, una malattia sconosciuta, quindi non puoi averla già avuta. E lui se la fa mettere addosso. Questo, tranquillo. Il suo niente. Poi si apre pure Stevie. Ah, porca cosa! Sì. E poi ti dici, portatore sano. Ice, già ce l'ho. Quale reazione allergica? Appunto, ma poi tu hai visto quante cazzo di siringhe ho rompo. Fai sì, buono. Va bene, l'hai già avuta, ma il fatto è che ci sei pure sopravvissuto. Sì, appunto, capisci? Appunto, com'è che ci sei sopravvissuto a tutte quelle malattie? Molto probabilmente estremamente letali, perché... cominciando con l'AIDS, voglio dire, i tuoi amici devo dire che gli stai un po' sul cazzo a quanto pare. La sindrome da immunodeficienza ha avuto pure tutte quelle malattie, quindi però dipende. Capito, capito, capito. Ma perché non utilizzi ematesis, visto che hai un cuore? Ah, vero. Vedi che sono intelligente per te. Quanti ne hai avuti? Zero? Voglio dire, meglio di niente, cazzo. Ma sempre. Non ci posso credere. Ti è andato da dietro, ti è venuto? È venuto dietro. Che cazzo dice? Sono contento. Cioè veramente ti sta avvenendo una partita di merda. Te l'ho detto che lo dovevi resettare all'inizio, Cristo. No, ora ormai non lo faccio. Ma ormai stai morendo. Ma non è ancora detto l'ultimo. Spara una simil vagina, ma che poi abbiamo scoperto che è uno stomaco. La Lucky Poop. La Lucky Poop? Il controller del cazzo che mi fa la possibilità. Ecco, morirai lo stesso, Gio. No, no, è Giorgio, non è Giono. Cristo Dio. Vai, Cruel World, baci baci, Lazarus scritto col sangue. Cool stuff. Infatti ho detto giorno. Gustav, che cosa ti stai dicendo che è un buon... Ah no, è il biglietto alla fine. Gustav, cioè roba finta. Sì, ma dice, ma sembra è qualcuno di quelli che è un Gustav. Generalmente. C'era il nome quando si firma Lazzaro, però scritto col sangue. Col sangue. E vabbè, perché è resuscitato, quindi c'era il sangue in testa, capito? Che bello. Come anche quando cammino nella mappa, terra vedere, se cammino con testa. Sì, non è detto che... Si splattano. No. Ma sai che si splatta? Testa tua di... mamma. Vabbè, i cose. Ragazzi, sì, in vero questo. Non sei un vero cultore. Vabbè, andiamo col principale. Ah, è la cosa. Va bene. Non è buono.
Non è di sicuro. Non è buono. È buono. Sono fatto a più 6 locali della notte. Il sogno. Il mio sogno è un altro locale notturno. La e poi ho preso il by night sarà firmata creatore nel cielo con l'oro dei miei sogni. E poi ho preso la prestazione. Giusto. È per partire. Ho sesso con le ventenni perché mi amo. No. Non ho detto che. Non ho detto un'altra cosa, l'ho posto dire, vero? Sì. Ok, è presto. Poi pugliese. Pugliese. Guarda. Non è pugliese, Briatore. Non è pugliese. Ma perché parla con l'accento di Milano se è pugliese, Cristo? Ma perché lui non prende torre? Io ti ricordo che quando vuoi c'ho l'interruzione pubblicitaria. Ma poi ti lamentavi di me quando. Ma ecco, questo è ciò che ti meriti. Okay, dopo che mi hai criticato. Dopo che mi hai criticato. Brutto fringuello. ...72, prego. Che sono in eterno vergini. Ma che cazzo è? Se uno si vuole scopare per l'eternità 72 vergini per sempre. Non è una cattiva idea. Perché la vergine è particolare, non è come l'esperta, capito? Ha un suo fascino la vergine. Anche tante. Ti ricordo lo scherzo dei Griffin. Ah sì, forse ho capito con l'estetica. Stanno due vergini e compaiono quelli là tutti al computer. Al computer stanno giocando a World of Warcraft. Fai vedere il mio elfo scuro dei boschi. Osama! Ma che cazzo! Mi avevi due vergini! Appunto. Vedere il mio elfo scuro su World of Warcraft. Osama! Non la tasta in Titan. No! A me piace la Nutella. Gelato. Gelato capanna. E mi vengono che sponda. In quantità. Oppure nei DS. Aiutami. Punto. Punto. Aiutatemi. Ai. Sto soffrendo, cazzo. Ho trovato uno scherzo. Non è uno scherzo. Ai Pickles sono i. Che cacchio sono i Pickles? I Pickles. Ma di che stai parlando? I cetrioli, penso. Sì. Come scusa? So! Tua! Scusa. Cioè tu domani a che ora te ne vai a San Vito Locazzo? Alle 10. Macchina adesso. Perché io fai 4 ore di macchina perché tu sei per la Trapani Bay. Sì. Io non mi muovo se non di notte, io sono per me. Ti muovi se vai a cacare. Ah, sei fatti insomma Laura, bene. Io sono per me. Io sono fatti. Ma perché? Perché? Perché il nuovo Batman. Ma non vuol dire un cazzo! Ma che cosa vuol dire? No, Batman l'hanno fatto io! No, in qualche 10 attori l'hanno fatto Batman. Oggi ho visto il video di Sinergo su Infinity War. Non lo so. Guarda, dice un sacco di cose giuste che non puoi. Non puoi difendere una meba cacata come Infinity War, veramente. Chi l'ha mai difeso? Non parlo di vero, per dirti. E oggi ho ragionato su una cosa. Il fatto che ti piaccia un prodotto non lo rende tuo. Ma no, cazzo, ok, va bene. Assolutamente. Tears down. Nessuno l'ha mai detto. È vero anche. Che ovviamente è ovvio questo. Però è vero anche che
la bontà è decisa secondo alcuni criteri che sono anche discutibili, no? Cioè, tu puoi anche dire, però io non sono d'accordo che qualcosa debba essere definito buono perché solo se rientra in alcuni casi. È anche vero che secondo me è vero che piacere e bontà sono due cose diverse, però ripeto, secondo me seppur due cose diverse sono sempre relative, anche la bontà. Buono, sì. Quello che deve fare. Se tu mi crei un nemico, questa è una critica che ho sempre fatto io in Infinity War e l'ho vista in Sinello, non dite che l'ho copiato perché veramente tipo i 12 anni su YouTube. Non puoi crearmi un cattivo tipo Thanos che è potentissimo e poi non fargli polverizzare gli eventi. Esatto. Cioè, vabbè, questo non l'ha detto Sinergo, eh? Lo diciamo noi da 150 anni, mi pare. Sì, sono d'accordo. Queste con... di critica, cosa... No, io dico sono d'accordo in questo con Sinergo. Però dico, cioè, è inutile specificare, l'ha detto Sinergo. Sì, è vero, l'ha detto Sinergo, ma noi lo specifichiamo da Eoni anche. Cioè, non è una cosa che ci è uscita oggi. Ma... Va bene. Però quindi non ci puoi rendere un cattivo e poi depotenziare la scena che mi è sempre stato un petto. Quando l'ho visto, è raro che io quando vedo qualcosa effettivamente mi rendo infastidito. Non capito mai. Perché? Perché non so, cioè, mi godo un momento e poi dopo l'analizzo. È difficile che qualcuno mi piace su distanza lo sto guardando. Anche i film supereroi più fanno. Massimo mi ha detto, non è infastidito. Bravo, sì, esatto, sì, questo sì. Anche il cuore mi fa schifo, no? Cioè, anzi, mi ha intrattenuto. C'è molto più di altri cinecomics, però non puoi fare devastare. Quello è grazie ai soldi, cioè non è grazie a nient'altro che ai soldi, grazie okay, a... Ok, nella sala di Satano ho trovato un baule che mi teletrasportava nella sala di Satano. Sì, lo so, è successo altre ancora, volte. Ancora, non è possibile! Stiamo scherzando. Comunque, stavo dicendo. Non puoi potenziare così tanto un nemico per poter potenziarlo all'improvviso. Non puoi farlo polverizzare una luna. Ha polverizzato una luna. E poi vederlo scazzottare con Iron. Cioè la cosa minore possa fare è eliminarlo. Ma non è eliminarlo, ucciderlo, vuoi eliminarlo. Erase. Gomma da cancellare. E come anche un qualcosa di meno tangibile, come il fatto che su milioni e milioni di futuri ci sia un solo futuro in cui loro vincono, che non è vero, cioè l'universo dove Thanos è un ricoglionito. Ma a parte questo, è giusto a parte che è giusto l'universo in cui loro vincono, ok? Ma a parte questo, loro che dicono e se lui diceva qual era, come andavano le cose, non sarebbero riusciti a sconfiggerlo, eccetera. Sì, ma lui con una cazzo di gemma del tempo, cazzo, teletrasportati indietro, impedisce, ce ne sono migliaia di possibilità che in cui Thanos può essere distrutto. Le versioni in cui io vado indietro nel tempo sono così. Sì, ho capito, ma è illogico, non è vero. Non è impossibile una cosa del genere. Che comunque anche se vai indietro nel tempo non può essere. Sottovaluti i poteri. Oppure che ne so, tu minchia sei Doctor Strange. Riesce a creare quelle sottospecie di anelli, no? Che creano collegamenti tra due spazi. Vabbè, che ci vuoi fare? E comunque riesce a fare sta cosa. Perché non gli tagli il braccio? Perché non gli tagli il braccio? Hai sconfitto Dormammu semplicemente per rompergli i coglioni. Cioè la tua strategia è bravo! Tu invece, secondo me.
uno, con quel ditino di merda che indichi l'uno. Vaffanculo. Non è possibile, no, no. Oppure che all'inizio, che la classica strategia, ne aveva parlato anche Sabaco di questa cosa, la classica cosa dei film. Prendi la cosa più forte e falla sconfiggere. Fai vedere che perde la cosa più forte che avevi prima. Adesso si scappa. Ah, sì, sì, Hulk. Prendi Hulk e lo fai scazzottare e viene infestato. Sì. Ok. Cosa che fai? Che questo ti fa. Come fai? Sì, a poi farlo scazzottare con Iron Man. Che ha l'alluminio addosso, praticamente. Cos'ha di diverso? Rispetto a Hulk, ovvio, sì. Morto, però adesso non sto pensando di sicuro al gioco. Ragazzi, ma che cos'è? Per favore, dai. E poi mi dà fastidio vedere la gente a cui è piaciuto il film e difenderlo perché gli è piaciuto. Perché si vede, non è la loro giustificazione, non è mi è piaciuto allora è bello, no. Però è palese che lo stiano difendendo perché gli è piaciuto e non possono accettare che a loro possa piacere roba che non è buona. Credono di essere i giusti loro, nella loro mentalità da supereroi del cazzo. E allora qualsiasi scelta che loro facciano è giusta. E non può essere che un prodotto a cui che gli piaccia allora è sbagliato, no? E questo è l'errore di un megalomane, ragazzi. Per favore. Per favore. Il prodotto mi ha intrattenuto, sì. Ma va riconosciuta l'infima qualità di un prodotto. Ma che ti aspetti da un film di supereroi? Mi aspetto un film. Il film deve essere una cosa coerente per due ore. Se no, scorreggia davanti a una telecamera. Ma anche quello è più coerenza. Perché è una scorreggia fino a se stessa. Un film è un film, punto. Non c'è il film A, film B, film Z, film B. No. Quelle sono giustificazioni per giustificare un lavoro mediocre. Andate a fanculo. Va bene? Per favore, dai. Dammi con amore, però. Ah, con onore, no, certo. Matteo, dammi la tua opinione. Va bene, grazie, Matteo. Edo, dammi la tua opinione. Sul film posso solo essere d'accordo con voi, perché d'altro canto potrei dire di tutti gli scontri che potevano fare hanno scelto proprio quello più ideale, in cui Thanos non li distrugge con un pugno che poteva fare fuori. Come dice giustamente tu, Iron Man gli ha lanciato una luna intera addosso, un satellite, noi sappiamo il tipo di massa di quelle cose, e lui ha solo detto lanciami un'altra luna addosso e giuro che la paghi. Ok, va bene, fa ridere, ok, sì, cacchio, no, però. E sono tutte cose. E sono tutte cose. Lo sai qual è il problema, Dave? Sono tutte cose che agli occhi di un ragazzo come noi, come te, come Matt, che comunque ha un cervello pensante e ragionante, saltano subito all'occhio. Ma agli occhi del. Va bene, non diciamo per forza il bambino, ma anche che ne so. 2004, 2005, anche fino al 2002, che vogliono solo intrattenersi o vanno di moda, non se li fanno sti problemi, dicono ok è quello di moda, poi ne parlo con gli amici e dico guarda sono figo perché ho visto questo nuovo film. Bene, ti puoi intrattenere, va bene, ma riconosci che sia un prodotto infimo. Non ti rende te una persona sbagliata, non lo fa, rimani una persona normale. No, su questo io infatti stavo aggiungendo il fatto che finché tu vuoi vedere sto prodotto per intrattenerti, ok, il cinema nasce per quello, per carità, sono d'accordo, ma che poi tu vai a Gonlanger e dici ho visto questo film che ragazzi è la fine del mondo, cioè meglio Dune di Infinity, meglio di Civil War, e vanno a fare i commenti su tutto quello che riguarda il mondo Marvel Cinematic Universe, il DC Cinematic Universe non voglio neanche prenderlo in considerazione, guarda. Ma per quanto a me piace la DC, io sono un fan della DC, anche del loro mondo, del multiverso DC, tutte le linee, Flashpoint Paradox, Dark, tutte le versioni di Batman, sono cose che mi affascinano, però hanno veramente toppato nel DC Universe, hanno veramente toppato, come film, tipo, eh. Qual è l'argomento? Non ho capito però l'argomento in sé, cioè cosa può essere. Ma sì, allora, neanche sbagliato. Cioè, no, neanche, ma è ovvio. Ma ci sta. Esatto, è la stessa cosa per cui dico, ok. Se ti piace la merda, comunque è merda. Però non è che essere coprofago o coprofilo è un problema. La gente invece al contrario. Se coglione si da un lato e dall'altro, e appunto, cioè, come quei coglioni che si guardano l'ultimo film di Tarantino per
rimanere in tema di Nolan, e si spacciano come cinefili. Ma perché? Perché ti sei visto un film d'autore, va, adesso mi gratto giù le palle. No, adesso guarda, bravo. No, veramente bravo. Hai visto, hai speso, no, veramente bravo. Sei bravo. Cioè, ci vuole un'abilità, no, veramente bravo. Un'abilità. E poi si velocità. No, stavo cercando di saperlo anch'io. Sono in quello. La cosa del sangue di Cristo, no, non ho capito. Il succo di Cristo. Ah, Gesù scusa. Non puoi farmi una scena dove tanto. Si mette la sola, distrugge una luna e non lui. Esatto, è un'incoerenza, diciamo. Oppure quando bloccano Thanos in massa. Ah, è proprio tagliagli la testa, il braccio. Perché poi questo guanto cos'era? Aveva l'attrito di che cosa? Non vuoi spiegare che ci voleva chissà che cosa a toglierlo? Si giustificano con la cosa, che forse mai più durava 6 minuti. Ma che vuol dire? Okay, non lo fai, okay, un dai, film, sì, che non sa il volo. Dai, sì, dai, ok. Dai. Scusa, allora, dai, sì. A parte che un commento del genere si commenta da solo, perché, cioè, scusami, ma tu cos'è? Tuo figlio che lo stai giustificando? Non lo capisci, cioè, non è. Non c'è che giustificare. Cioè, sì, si vede come. Perché vedi, è un'evidente giustificazione forzata. E tu non mi puoi dire, ah, che fai? Lo fai durare 6 minuti? No, non lo fai! Non lo fai un Cristo di film se non hai nulla da raccontare. Non lo fai perché comunque qualcosa la dovevamo fare. Non te l'ha chiesto nessuno di farlo, Cristo. L'hai voluto fare, lo fai bene. Ci vogliono guadagnare, grazie a cazzo. Grazie a cazzo. Va bene, giusto, però se fanno errori, è giusto che li rimproveri. È discutibile il fatto che lo vogliono fare solamente per soldi, perché sinceramente per me il cinema è principalmente arte, non è soldi. Poi che tu ci possa guadagnare anche di sopra è un altro discorso. Lo possono fare, ma anche io posso andare in giro ad ammazzare gente. Che vuol dire? Scusami. No, non lo posso fare legalmente, ma che vuol dire? Ma materialmente lo posso fare, allora che vuol dire? Non vuol dire un cazzo, cioè. Ok, Matteo, quale deve essere la tua via che gliela do bene ai carabinieri? Che cazzo c'è? Non c'entra niente. Il fatto è. Qua c'è il familiare, quindi adesso mi sono inventato. Che cazzo? Non è possibile. La pastiglia, il giustificatore matto, che deve dare una giustificazione a ogni cacata. Perché il film del Marco di Gallo. E il loro figlio, poi il bello è che se li attacchi questi film, ti danno a te del. Qua è veramente l'invidioso. Di cosa? Cosa sto invidiando? Ti danno del. Ah, del criticone. Perché appena uno critica in maniera. Appena uno critica, viene preso per criticone. Beh, sarò un criticone, cazzi miei, ti posso dire. Dimmi cosa c'è di sbagliato. La persona che vede oggettivamente il marcio mondo. Dimmi cosa c'è di sbagliato. Che ha una persona mentale tale da vedere il problema ovunque. Ah, non lo so, viene utilizzato come accezione negativa. Io non l'ho mai capito dov'è l'accezione negativa. Perché cos'è? Perché sono sempre il broncio. Perché sono antipatico, questo mi stai dicendo praticamente. Perché il tuo giocattolino preferito? Ma guarda, preferisco, sì, essere antipatico. Esattamente. Ma sì, sì, 100 volte di. Ma sì, 100 volte, cazzo. Ma sì. Sì, sì, sì. Cioè, non si tratta di rispetto, è far notare l'errore. Quello è rispetto. E starsi zitti che è rispettoso. Perché se ci fosse un video, no. Allora il rispetto serve fargli notare i loro errori. E loro si modificherebbero. A voi va bene. Ma perché per loro quello va bene.
E gli dà fastidio che a te non vada bene. Quello è il lingotto della Pernicotti per un bambino di 3 anni. Cioè, capito? Cioè, proprio il dolciume. No, nel senso, effettivamente quello è arte. Quello è veramente arte. Però voglio dire, era per far capire, effettivamente un alibo è un alibo per un bambino di 5 anni, va bene così. Anche l'alibo merita rispetto. Va bene, adesso accontenta. Va bene, comunque sì, il problema è questo. Allora, ragazzi, abbiamo trovato stanza del tesoro, 3 bauli e neanche una chiave, grande, eh. Comunque, di cosa stiamo parlando? Dell'incoerenza dei film in generale, in particolare quella, anche in Endgame, ok? Ormai sei tutto? Perfetto. Stai soprattutto lo spoiler. Lo spoiler finale ce l'hai presente, non lo spoiler finale. Cosa? Che alla fine muore, ma in generale alla fine muore qualcuno, certo? Sì, va bene, però lo sai chi muore alla fine, no? Me l'hanno raccontato. Capito? Ho visto le scene, capito? Cioè, alla fine io non so resistere. Più di un tot. Però comunque anche per. Ok, però sai come finisce, no? Sì, sì. Mi immagino tutti là a piangere con i fazzoletti, oh che bravi, dai bravi, non voglio darvi delle checche per i piangere. A parte la componente emotiva che può talmente mal costruita come questa. Appunto. Però dai, avanti, su questo uno può dire, vabbè, se sei un insensibile tu, vabbè, io sinceramente una cosa del genere, io ho visto tantissimi di film, ok ragazzi? Non... Sì, ok, va bene, però io vedendo molti film, ho visto film e film e ho visto come si costruisce, man mano sempre ho questo vizio, ok? Quando mi vedo un film io mi chiedo sempre come riescono a trasmettermi queste emozioni, queste diverse scene, però mi sforzo io che nel frattempo che provo l'emozione a cercare di comprendere, ok? Che cosa sta succedendo nel film, capire come il regista, qual è la bravura del regista nel trasmettermi quella cosa, come sta facendo, qual è il suo meccanismo. E soprattutto la maggior parte delle volte io ho sempre notato che la cosa che ti fa, ti muove della morte, non per forza della morte, ma di una perdita o comunque di una scena forte, e soprattutto l'empatizzare col personaggio. Vabbè, fin qua mi dite, vabbè, ok, fin qua dici cose ovvie. Però il fatto è che io empatizzo con un personaggio, in generale ti fa empatizzare il personaggio come? Fornendoti delle informazioni e soprattutto fornendotele in un certo modo, ok? A me il ti amo 3000, a me non mi dice un cazzo, ci siamo? Non mi dice una beata coppola di minchia. Non mi trasmette nulla, non mi dà nessuna informazione, mi dice, ok, cioè, è un padre, oh mio Dio, cioè, anche i centinaia di soldati che sono morti erano molto probabilmente sia figli che padri, non mi dice un cazzo, è la stessa identica cosa, non mi hai dato niente in più, perché io adesso so che lui è un padre, fine, non mi dice niente, non mi empatizza, no, però siccome tu ma comunque il fatto che tutti ma prenditelo, no, non te lo prendere, anzi prenditi il death cat, sì cazzo, sì, ti conviene, come c'ho pure la coda di gatto. Non so se farti prendere il brainstorm, sai? Grazie. Punto. Vabbè, dai, lo posso riprendere. Dimmi te. Secondo me... solo che ti costa un cuore e 3. Ti costa i 3 cuori del Soul Art e uno di quello normale. Fanculo, dai, scrivi una volta sola. Non posso prendere un cuore. No, me ne costa solo uno. Certo.
Ma dai, sì. Ok, allora forse in After Rebirth che avevano facciato in questo modo. Oh, scappolottina numero 3. Grazie numero per il follow. Ma che cazzo? Grazie mille per non il mi... follow. Ma è stato come fulmine a ciel sereno. Non mi ricordo che cacchio è scapolottino. Non mi ricordo, aspetta, che cosa mi ricordo scapolottino? È Shrek, Matteo, quando il nostro caro... Giusto, bravissimo, bravissimo. Scapolottino numero 3. Sì, vero, 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 vero. Vero, cazzo, che Farquard che gli fa... Scapolottino numero 1. Sì, 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 sì. Un po' perché è divertente. A me piace troppo far questo. E poi è un, veramente un, una critica a quello che era la, la società feudale. Pauroso. Finalmente qualcuno che capisce il mio nome. Ma non mi dire che non l'aveva capito nessuno, dai. Se non vengo dietro. Sì, l'ho capito, dai, Shrek bellissimo. Allora, anzi, grazie al nostro Edo per il suggerimento. A me non mi stava venendo. Visto il lampo, le dico di misurate, però queste volte non le intuizioni giuste. Matt? Certe volte le dico, anzi, quasi sempre, però le intuizioni giuste quando serve. Sì. Il problema è che qua il regista conta poco all'interno di un cinecomic, di un cinecomic Marvel, perché alla fine quello che fa tutto è la produzione, che gli dice ok, deve essere in questo determinato modo. Poi il regista può essere... Sì, ok, ma anche quello, non è che mi siano sembrati un'identità, ok? A molti sì, poi può essere che lì a quel punto sono io, non ne ho idea. Ma il problema è che a me non mi hanno dato un'identità Guardiani della Galassia. Non mi hanno dato questo grande. Quelli sono i suoi guardiani, per carità, però non... Sì, però non mi trasmettono nulla neanche loro, cioè non mi hanno dato grosse emozioni per le ragazze. Sì, ma neanche loro. Sono insensibili. Sì. Esatto, sì. Sono allora, presidente di scapolottina numero 3, vabbè che dovresti essere Fiona, però... Sì. Era Fiona, era Fiona, sì, c'era la... Chi cacchio era? Diciamo? La prima che era Biancaneve, sì, la seconda Cenerentola, sì, e la terza era Fiona. Sì, però tu nella vita reale chi sei? Non sarai Fiona, oppure ti chiami Fiona. Chi è che scrive? Allora, ancora sì, una cosa ce la ricordiamo. Bravo, ci hai sacrificato, sì, qualcosa al... Amore, è un genio. Sei proprio un genio. Io sono un maschio, perché lo sospettavo? Lo sospettavo. Ops, alla sospetta. No, no, non è la realtà. Fishing. Ma presente di un pochettino. Follow. Qual persona sei? Qual persona? Sì, esatto, anch'io lo chiamo The Mask, non ti preoccupare. Sono del sud, ma dai, come noi. Precisamente da dove? Sì, appunto, noi attiriamo popolazioni endemiche. Bomba. Precisamente la terra che non esiste. Il Molise! No, ma dai, non ci credo. Il Molise. Non ci credo. Bella per il Molise. Poi io scopro che si ne... E per forza. Ma dai.
Non lo sapevo. La mia vita cambia. Bene, ma adesso anche la mia vita è cambiata. Adesso pure la mia vita è cambiata. Non lo sapevo per niente. È andato pure in Molise. Che è importante. E poi cazzo, c'è la Valle d'Aosta più piccola del Molise, quindi che cazzo voglio? Infatti. Però vivo al nord. Ah, dove vivi? Cioè, precisamente. Cioè, non ti chiedo. Sì, è carino, assomiglia alla mia vita. Tu che sei scarso, no? Perché tu sei scarso. No, dai, no. Non è contemporaneo. In Lombardia. Vive in Lombardia. Quanti anni hai? E nome? Codice fiscale. Codice fiscale e preferenze di giochi? Non sessuali. Assolutamente sessuale. Grazie e alla prossima. 12. Sei cresciuto bene, sei cresciuto con Shrek, cazzo. Ce ne vuoi 12 anni? 12 anni, sì, è cosa strana, i tuoi genitori sono stati delle brave persone. Non ci stai guardando. L'ho detto, capito, mi attaccano i piloti. Però portare a 26 è un grande. È l'ora di affrontarmi, mamma. Vedrai quanto mi rotta il cazzo. Divento un animale. E allora, che stavo dicendo? Quindi quel game, cioè, viene rotta pure la cosa del fatto, cioè, ce l'hai presente che c'è sto casino per il guanto dell'infinito, giusto? Sì. Che il guanto dell'infinito, giusto, si chiamava, sì. Che praticamente deve essere in quasi, è l'unico modo o uno dei pochi modi per tenere in mano la gemma dell'infinito, giusto? Oppure eri là un celestiale, la romagna, perfetto, in modo. E proprio nei Guardiani della Galassia fanno vedere pure che fine fanno le persone che tengono in mano una gemma dell'infinito, giusto? Sì. Quindi fanno 3 ore di casino per costruire un cazzo di guanto dell'infinito. 3 ore di casino per non toccare le gemme. 3 ore di casino per quello e quell'altro. Su endgame chiunque può toccare le gemme. Chiunque le prende in mano e infine Iron Man la prende sulla mano, così, e le usa come se nulla fosse, senza avere, tutte e sei senza avere nessun problema, e utilizza, riesce a utilizzare. Cosa? Non l'avevo considerato questo dato. Non l'avevi considerato questo dato, te lo faccio considerare io. Io al momento in cui io l'ho visto è la prima cosa che mi è venuta in mente, ho detto ma cosa? Cioè, me lo spiattellate in faccia. E appunto, perché tu il pelo me l'hai buttato dentro l'occhio, me l'hai buttato, non nell'uovo. Cioè, che cazzo, voglio dire. Comunque. Cazzo, c'è, cioè, capito? Non si può. Ma sei tu che sei un critico, sei tu che sei un criticone. No, cazzo. Non è possibile. Aprite un po' gli occhi. Buttate via quei cazzo di prosciutti che avete davanti. Io generalmente non lo dico mai, aprite gli occhi, perché veramente è una cosa che non sopporto. Gli occhi. I primi che dicono apri gli occhi sono i primi che hanno i paraocchi. Quindi, perché dicono apri gli occhi e poi apri gli occhi e vedere la loro verità. Sì, esatto. Però io qua ti dico, non ti dico devi seguire quello che dico. Poi non puoi contestare l'evidenza, è un'evidenza, cazzo. È un'evidenza che in un film
le gemme vengono, si polverizzano se le sfiori, e in un altro film le prendono come se fossero caramelle colorate, cazzo. Non è possibile, non è una cosa concepibile, non è ontologicamente corretto. Io questo l'animale. Non lo vedi? Sì, sì, non lo vedi. Dai, lo chiudi veramente, sì. Che è? Gaio, Gaio, sì. Che si vede? Ma loro per il film? Sì. È quella logica. Sì. Cioè, dovrebbe venire la Disney a dirmi, però tu non puoi comportarti in questo modo, ma non, ha, non ne ha bisogno, perché hai i soldati, cioè i membri, capito? Ah. Sì, cioè, è capito? Sì. Sì. Vanno in giro e dico, oh, ma tu che scusate se mi incazzo, qualche volta lo sfogo Marvel ci vuole, veramente. Vabbè, però... Oh. Sì, ecco, sì, bravo, non mi hai capito. Sì, effettivamente questo non è incazzarmi da parte mia, però... diciamo che ho mostrato in live già i studi di questo. Di lasciare un tono compito ed elegante, no? Lasciarlo. Provo qui. Voi sentite qualche colpo di mitragliatrice? Io sento tuo fratello. Ah, ah, ok, vabbè, tutto nella norma. Come, come hai detto? Che sta normale. I proiettili fanno il rumore. Il rumore del fratello, giustamente. Scarica un caricatore. Completamente nella norma. Ragazzi, abbiamo fatto la boss rush. Matteo, ce l'hai tu la chat, no? Sì. La nonna, la nonna. Ce l'ho io la ciò. No, 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 non ti preoccupare, è qua davanti a me, sotto il mio controllo. Io ti ripeto, quando vuoi, sempre la pubblicità è sempre sotto le mie mani, sotto il mio controllo. Ho capito perché il tuo non ho capito perché il tuo viewer count counter è rimasto fermo a 8 quando siamo a 5. Vabbè, c'è un po' di ritardo grosso. Vabbè, comunque già l'ho mandata, già l'ho mandata, già l'ho mandata. Di 30 secondi, no. Tutto nella nuova. Già sta finendo, vediamo. Topis. No, vabbè, ho trovato una K47C. Tornati dalla pubblicità, ben ritornati. Ben trovati, ben tornati, come disse Capitan Findus. Ben nati come Edoardo. No, perché non l'hai capita, perché Edoardo Bennato, l'hai capito? Quindi Bennati. No, non l'ho capito. Edoardo Bennato è un cazzo di cantante, quindi Bennati. Ho detto Edoardi, comunque in che giorno streamate, dice Scapolottina numero 3, streamiamo ogni giorno alle 22, sì, alle 10 di sera a mezzanotte, tranne il sabato che streamiamo dalle 5 alle 7, ok, del pomeriggio naturalmente, non del mattino. Per maggiori informazioni, sì, lo so, vabbè, ma lo farei anch'io, se ci fosse del pubblico che ci segue dalle 5 alle 7, però... Per me fallo, voglio proprio sentire. No, no. Ma che cazzo? Delle 5 del mattino.
Poi quando faremo la 24 ore voglio vedere. Comunque. Anch'io, lo so, anch'io. Comunque. Ragazzi, ma più che altro ho paura perché ho paura che floppi, capito? Perché facciamo 24 ore e poi. Vabbè che l'ultima volta alle 15 ore. Bella 15 ore. Sono stato bellissimo. Sono state bellissime, sono state. Però sono rischiose. Sì, lo so, però sono rischiose. Sono rischiose. Questo è fatto. Comunque, per maggiori informazioni, vai sulla nostra programmazione. Se vuoi, all'interno. La programmazione del canale, sì, di Twitch. Se vuoi, qualsiasi altra cosa. Esatto, perché e tra poco cambierà il palinsesto, quindi proprio per settembre cambierà. Però ci saranno. Sì, vabbè, adesso ci penso, anche ora per me ci possiamo. Intanto tra poco arriva Salvo. Andiamo dei tempi morti di decisione. No, no, non in live, però poi. Io devo andare, vi passo domani. Ok, non ti preoccupare. Grazie per il follow e grazie per essere passato. Buonanotte perché stai infestato. Thanks. Buonanotte, grazie mille. Quindi, niente. Il palinsesto di settembre arriverà a breve, daremo molto più importanza alla Assassin's Creed. E ci sarà un presenza? Sì, a settembre che ottobre. Ci sarà una presenza di Dead by Daylight importante. E poi vediamo generalmente vedremo se lasciare generalmente una almeno una just chatting rimarrà sicuramente Hollow Knight che è una serie sì e l'Apple 2 pure sì le lavi scazzo molto probabilmente verranno sostituite vediamo. Poi ve lo faremo sapere direttamente, un po' ci aggiorneremo tra di noi. Facciamo e post vedremo. Su Instagram e su Telegram esattamente. A proposito di questo, vi ricordo che è nato il server Discord che ancora non è precisamente pubblico, però chi è abbonato può entrare direttamente. È abbonato. E in più vi ricordo che c'è naturalmente il nostro Telegram, canale 3 Telegram, il nostro, la nostra pagina Instagram e anche il nostro canale YouTube in cui pubblichiamo per ora le best of Twitch. Successivamente poi ci saranno dei progetti molto distanti, che in realtà è il progetto principale, non ricordiamo, YouTube. Però per ora è fermo, proprio perché essendo un progetto principale vogliamo ed è molto importante. Quindi deve essere fatto molto bene. Settembre, appena superiamo questo scoglio dei test, io e Salvo, tu ancora per i test ce ne vuole un po'. Quindi sì, va bene, da settembre ci incontreremo e metteremo qualcosa di serio giù. Sì, comunque l'importante è farlo bene. Ok, quindi non ci interessa fare qualcosa per forza, anche perché proprio YouTube noi l'abbiamo concepita non per fare qualcosa assiduamente, non per fare numeri, non per fare qualcosa assiduamente, ma per fare delle belle cose, che è quello che noi consideriamo arte cinematografica. Quello non è una esatto, speriamo di potervi portare una buona cosa. Come? E Twitch è una piattaforma più effimera e la usiamo per contenuti effimeri. E poi non esatto, no, assolutamente. Converrete con noi che per fare una live è un impegno solo per editare un video serio. Cioè un cortometraggio esatto. Che è. Ma serio, impegno, veramente serio. Sì. Cioè non parliamo di video banali, parliamo proprio di corti. Corti, cortometraggi, capito? Cioè non. Parliamo. Sì, sceneggiatura, cioè non roba scritta ed editata a cazzo di cane o tanto per, ma roba che ha bisogno di una certa attenzione e soprattutto che necessita di una certa qualità. Comunque, è ovvio che in questo la live ti porta invece ad essere più, non scialla, ma diciamo più libera.
mentre quello è un progetto ben determinato. Noi qua invece portiamo dei progetti che sono concernenti a determinate cose. Ma non è solo per quello, è anche perché è più semplice organizzarlo, visto che ognuno lo può fare a casa propria. Mentre scrivere un cortometraggio, anche perché tutte le idee ce le abbiamo. Il problema è che ne abbiamo tantissime, ne abbiamo tutte scritte, però dobbiamo dobbiamo scrivere la sceneggiatura in sé. Dobbiamo scrivere la sceneggiatura, dobbiamo registrarla, eccetera, eccetera. Poi soprattutto editarla, tutte le cose belle. Che necessitano, diciamo, ci saranno delle belle. Nel frattempo, naturalmente, avete sia il Best of Twitch all'interno del canale di YouTube, sia l'altro canale di YouTube che invece è dedicato a racimolare tutte le live che poi scadono su Twitch. Una cosa che io vorrei dire è che sono molto orgoglioso di come funziona il nostro progetto. Lo basso, personalmente lo reputo ben organizzato, cioè sono fiero che ci sia il canale YouTube sulle live, il canale YouTube per il nostro personale, il nostro progetto principale, le live, che poi non facciamo tanto, per me anzi è relativo. L'importante è dover dare anche una forte nostra presenza, che poi vada a ingrandirsi o meno. L'importante è che anche se sono 4-3 abbiano un prodotto di qualità, che vada da Instagram, Twitch, YouTube, Telegram, Steam, siamo ovunque, ragazzi, e lo facciamo proprio per non per dare numeri, per fare numeri, ma per dare un qualcosa più completo. Esatto, da più sorgenti, da più fondi. Mentre, ragazzi, vi ricordo che per un'esperienza completa del canale di Guys, i quali dettagli sono espressi nella sezione informazioni del nostro canale Twitch. Naturalmente chi ha l'account Prime di Amazon può abbonarsi gratuitamente. Sì, da usarlo con noi, insomma, verremo noi Matteo con la... Se abbonate a 25 euro vi faccio un puntino. No, dai, no! No, no! Il destino lo vuole. Sì. Io mi spaventavo qua di avere... Effettivamente. Che vergogna. Questo pure danni. Hai avuto il coraggio di prendere danni. Perché ti sei voltato? Guarda come piangi, puro Albert. Guarda come finisce. Guarda l'ebreo, scusate. No, dai. Senza un brutto finale, cioè vabbè, ma ti chiami Walt Disney, sono felice. Allegro. Eh sì, mi chiamo Walt Disney. E comunque, se voi vi ricordate quell'episodio sui Griffin, no, quella là, sì. Che è un po', ecco, un po' come Tenet, no? Quella cosa che ci va la cosa al contrario, no? Che va, cioè l'episodio quello là al contrario nel tempo. E praticamente c'è e dice a Brian: guarda Brian, è tutto quanto al contrario, no? Ma cosa sta succedendo, no? E Brian dice: ma che stai dicendo, no? Non è possibile, dammi una prova. Allora esce fuori il muso Brian dalla finestra e c'è Mort, che è ebreo, che lascia un uccellino a terra. E allora dice: ah, ok, mi convinto. che cazzo, intanto dovrebbero darglielo in primis ai Griffin, che ho citato, però dai, cioè, ragazzi, siete dei dementi se fate una cosa del genere a me. Ma non è solo quello, ma dico io, ma non ci puoi scherzare su, Cristo, cioè, ma anche ma a parte anche questo, tu dimmi,
tu, se tu fai polemica, precludi questo, questa ironia, eccetera, eccetera, risolvi il problema? No. Quindi, comunque tu, che cosa stai facendo? Nulla. Stai solamente facendo polemico, stai facendo il polemico e basta. Cioè, vuoi rompere sulle coglioni. Sei invidioso? Vorresti essere breve. Sì. Ragazzi. Che c'hanno i soldi, non le banche. Ho fatto una bella partita. C'è un'altra? Fatti una challenge. Adesso. Fatti una challenge. Dammi. Non può piano perché. Fatti. No, sovra system è troppo difficile. The Tank. Forse The Purist. The Tank vuoi fare? The Purist faceva. The Purist mi ricordo che era abbastanza facile. Vediamo The Tank. Vuoi fare The Tank? Tantissimi cuori e lento. Dai. Conosciamo. Vuoi provare Purist? Vai. Allora, vediamo l'obiettivo e immagino raggiungere mamma. Vediamo. Ah no, mi sa che è... No, forse Eni. Puoi concludere quando vuoi. Cioè, fai mamma, è finito. Forse sta a cuore. Non lo so, sai. Quando non ti scrive niente accanto vuol dire che è tipo run libera. Sbarco. Si fa giocare con Isaac. Si fa giocare con Isaac. Ma mi sa che cambierà qualcosa nella pool degli oggetti. Che ti dà la treasure o qualcosa che leggi. Ma le treasure non ci stanno. Cazzo vero. Allora la pool degli oggetti in generale. The Magician, andiamo nella stanza pure. Che te le chiamo. No. Sinceramente non mi ricordo, io perché mi ricordo che l'aveva giocata ai tempi Sabaku, pare che ieri diceva vabbè era non è difficile, perché lui ha giocato tutto lo challenge, però già basta, è una rana normalissima, cambierà qualcosa per questo, cioè non cambia niente, perché è normale pure. Sì, ho capito, ma allora sarà forse anzi peggio perché non ci sono le treasure. L'unica difficoltà è questa che non ci sono le treasure. Cioè l'unica tra virgolette che c'è una bella difficoltà. Vai, via, via. Perché questa è la chiave. Ma hai 17 minuti in realtà. Certo, per una run su Isaac effettivamente 17 minuti è. E però non c'è la webcam, come cazzo lo fai per ciò? La pizza, ma senza sottofondo. Ah, si sente la tua invidia. Sì. No, sei un po' gay. Dice gay. No, dicevo gli zombie, scusa. Ma sono infatti. Da morti, no? Come c'è questa cosa che c'è dai? Io sono. Ah, ecco il cervello, ecco perché mangiano cervelli, perché sono curioso che tu fai. Cervelli. Non ho ancora capito quale sia l'obiettivo di sta challenge. Ora guarda che esplosione, è stato piano. Ok, mi sa che è il cuore. Come c'è? Tada, è mega tada. Ah, non so, no, è mega sana, la mia è mega sana.
provata quella tutto al contrario, no? Roberto, parti da Mega Satana e raggiungi le prime stanze. No, me l'hai fatta provare tu da Switch. Io non l'ho vinta assolutamente mai nella vita, perché già il primo problema è se riesci a battere Mega Satana hai vinto, perché non si può. Sì, appunto, certo, perché alla fine fare il resto non è così difficile come battere Mega Satana. Il problema è che ti rendi conto che con c'è tutti da dire però che Mega quei power up tu, scusami, sei con non è dei consumabili, i consumabili sono le bombe, chi se ne fotte se non hai più le bombe, cioè, vabbè, ma man mano che vai avanti in realtà aumentano i cuori disponibili. Effettivamente che ti passi sempre fuori, però diciamo che in sé per sé Mega Satana è la cosa che mi dà fastidio, è il fatto che con tutti quei power up non riesco a batterlo. Cioè, e lo so, ma anche in una run, anche in una run di Isaac in generale sono power up da sua. È vero che tu te li scegli pure, è vero anche che te li scegli determinati power up. Per esempio il suo Milk non lo prenderebbe, tranne se è sinergizzato con qualcosa in particolare. Ma secondo me ha una sinergia particolare, perché alla fine ha un suo perché, cioè che è un enorme un enorme heals up. Sì, non lo so. Per cosa l'aveva preso sul Milk? Aspetta, com'era? Per cosa l'aveva preso sul Milk? Ah, col Brim, minchia. Minchia. Ecco, quella hai rovinato una rana. Tu hai rovinato una rana. Perché veramente lì non hai nessuna. Sì, sì, ma non ricordo. Direi che potremmo anche chiudere, perché sono arrivati già 50 e non riesco a finire una run così un po'. Perché sei in ambo, tu. Ma tu intanto. Ma in tal caso tu continua. In tal caso nel frattempo parliamo. Così parliamo, senza webcam, senza niente. Così parliamo, ci stiamo avviando alla chiusura. E poi ricordati che c'è in 3 minuti di distanza. Allora. Ho capito, ma mancano 12 minuti. Vabbè, comunque. Senti. Io ho sopportato fino a un certo punto. Ma lei mi sta ledendo i nervi. Lavori evidentemente in autostrada. Ok, allora. L'autogrill. No, però non nell'area di servizio. Ecco, come lo posso spiegare gentilmente? Il bello è che in autostrada in realtà le puttane non ci sono, però dai. Ma fa un po' di paura se te li ritrovi in mezzo al nulla. Tipo veramente. Effettivamente. Tipo, che ti saluta con la maschera, no? Tipo The Purge, no? Maschera, che ne so. Per quelli particolari. Anche quello, non per il Covid. Sai, lights. Non penso che ti proteggi con la mascherina dalla lights. Cioè proprio. Effettivamente. Cosa? Quindi che stiamo dicendo? La trottola! Guarda qua! Dai, che ci sono tante cose belle! C'è scacchi! Che io e Matteo facciamo le partite su scacchi! Ragazzi, tra l'altro, dovremmo portare prima o poi scacchi sui poltergeist! Immagino! No? Ti prego! Ti prego! Dai, tanto una live scacchi ce la facciamo! Ti prego, sì, una live. Scazzo, dai, un bel chest chatting, noi che giochiamo a scacchi. Se siamo noi due da soli in un'altra volta, giochiamo a scacchi. Cazzo. Sì. Grazie. E quindi allora, il game fa schifo. Abbiamo curato questo. Sì. E perché? Ragazzi, avete saputo che l'attore di Brad Pitt. Sono d'accordo, quello è il problema. E avete saputo anche che a me non me ne frega un cazzo. Visto gli
l'inferno che hanno fa. E vabbè, anche a me, no, però diciamo un cazzo, no, l'inferno che hanno. Dice, ma no, ma insomma te ne frego, ma no, proprio una minchia. No, proprio, non mi passa neanche per l'anticamera del cervello. Ma l'inferno esagerato che hanno fatto, cioè, ragazzi. Ragazzi, non lo cacava nessuno. Secondo me è esagerato. Adesso all'improvviso Wakanda forever nei miei testicoli, va bene? A parte questo, c'è cioè, un attore che non è che, sai, ha fatto, ha avuto una carriera cinematografica spettacolare, dimmi, omaggi, cose, dimmi, abbiamo perso un'icona della cinematografia. No. Poi, i bastardi sotto, 2020, ne abbiamo abbastanza. Di puttana, un'altra cosa che dite sul 2020, io vi prendo a casa e vi cago in gola. Finché non mi viene lo streptococco, non ce la faccio. Non ce la faccio. Che se ne escono con sto cazzo di 2020, basta, basta, mi sta facendo troppe sbagliate. No, ogni anno è uguale. Ogni anno è uguale. 2020 poteva solo che stavolta. La questione è sì. Se abbiamo deciso noi che partiva adesso, che partiva il 1° gennaio l'anno. Esatto. Capito? Deficiente. Esatto. Deficiente. 2020 abbiamo abbastanza, avete rotto le palle. Un'altra invece mettendo la sua la foto di Boseman in bianco e nero. La vita è ingiusta. No, la vita è questa, la vita è morta, l'hai capito? Deficiente. È solo la vita che è ingiusta. Perché la vita è l'hai ingiusta? Notato. L'unica cosa è che adesso l'hai notato. Hai notato che la vita è così. Ecco, guarda un po'. E stai dando colpa al 2020 di questa cosa. Pensa un po'. Cioè, stai messa male. Hai capito? E poi tragedie in mano, l'epidemia, quello. Ma ragazzi, quasi la terza guerra mondiale. Ragazzi, la terza guerra mondiale l'abbiamo rischiata centinaia di volte. Adesso solamente perché una volta c'è stata una scaramuccia tra Soleimani che è esploso e Trump. È esploso Trump, giustamente. Che comunque, non è che non è successo nulla, cioè ha fatto una buona dose di minchiate. No, ma sì, però dico, non è inutile che fai, mamma mia, quello là che ti sorprende. Non c'è nulla di sorprendente, è sempre andata così. Solamente che adesso il culo ti sta sorrodendo a te, vicino, cioè il Covid che è vicino. E quindi non te ne fotto un cazzo della malaria in Africa, non te ne fotto un cazzo della peste bubonica che c'è in Mongolia. Non te ne fotte, ma c'è. Adesso siccome è... Nel 2020 ancora c'è la peste nera, cioè che cazzo. E vabbè, però c'è. E questo perché sei invidioso. Sono perché sì. I ratti hanno ancora la peste. Sono portatori di peste perché sono un video. Ci fate solo una figura di merda. Se fate posto questa cosa, prenderete il mi piace dagli altri trogloditi come voi. Di sicuro a me non farebbe piacere. Cioè, schifo. Ma poi i media ci cavalcano su questa cosa. Ci hai tolto due leggende. A parte che molta anche altra gente, vi ricordo, oltre Kobe Bryant non mi ricordo mai il nome. Voglio mettere come benaltrismo, cioè no, è morto, l'altra gente hanno fatto così. No, io lo voglio dire, cioè è morto, cioè la gente muore, punto. Capito? Cioè non c'è niente da dire, muore. Io faccio stesso anch'io sì, quando parli. Se una persona è che a me intrattiene muore. Non è che faccio la cosa del 2020, la maledizione del 2020, andate a cacare, veramente andate a cacare. Male quando è morto Morricone, però non è che ho fatto storie su Instagram, ho fatto post, se ci manderai maestro, no, cazzo, mi dispiace perché non potrò più avere nuova musica da lui, mi dispiace perché... non è che è morto a 10 anni, cioè... capito, ormai aveva 90 anni, non è una cosa che... Cioè, non è che ho detto... Oh, è morto Stan Lee, ora ditemi, Stan Lee cosa stava a fare più? Cosa faceva più Stan Lee? Stan Lee, ecco, per esempio, Stan Lee è morto, poverino. Ma non, un cazzo di 95, 98 anni, quanti cazzo ne aveva questo qua?
il giorno che morirà la regina Elisabetta, e secondo me adesso immagini muore nel 2020 e tutti quanti dicono venti, guarda, guarda, io vorrei che succedesse solamente per sparare a tutti, perché sarebbe quella la buona volta che sparo ai trogloditi. È quella la buona volta che ci allora, guarda, perché è proprio un binomio perfetto. Invece di dire, ah, basta, 2020, ti fanno, è morto finalmente, è immortale. Ma è andato fuori. Questa... Ah, i timpani. Cazzo, il marito, ragazzi, il marito è più vecchio di lei, è più vecchio di lei. Cazzo, cosa dici che è immortale? Se lui è più vecchio di lei, Cristo, c'è un sacco di gente che è più vecchio di questa donna. No, è immortale, vabbè, Cristo Dio. Perché ha il regno più lungo di tutto quanto, di tutto quanto la storia del Regno Unito, non vuol dire che sia immortale. E certo, perché prima si ammazzavano per salire al trono. Ce lo veda William che pugnala la vecchia per il trono, che gliene frega. Guarda caso, infatti, Vittoria ed Elisabetta sono i più lunghi di tutto, il... Perché ormai avevano capito che, cioè, basta ammazzarsi. Cioè, adesso ma sì, con tutto della regina Vittoria ci hanno provato plurime volte a ucciderla. Sì, ma però... non erano i membri interni. Cioè, questa cosa no, aveva botte di culo, diciamo, anche. No? C'è da dirlo, effettivamente. Dai, una F per Vittoria. Una F che ho detto, ha perso il primato, poverina, da qualche decennio. Da troia, bastardo. Le quiescat in guerra, bastardo. Okay, il contratto di pace. Capire, ragazzi, che il 2020 non ha niente in più o niente in meno al 2019, è un anno come tutti gli altri, ma non dovrei neanche dirlo. C'è la gente convinta. La gente muore. Aveva un cazzo di tumore quell'attore. Il tumore non appare domani, il tumore appare in anni. Non è sicuro, non è stato il 2020, anzi, il 2020 gli ha fatto il favore che gli se l'è torto dai piedi prima. Bravo, infatti. Ma comunque, questo, ragazzi, non è essere stronzi. E guardare in faccia la realtà, Cristo Dio, la gente muore, non è un cinismo o un essere stronzi o un essere pessimisti. Essere realisti, Cristo, la gente muore, è un dato di fatto, si crepa, sei nato, muori, è un dato di fatto, nasci, muori, non ci puoi fare nulla, per ora, fino ad oggi, non ci puoi fare un beato cazzo. Ogni giorno inventeranno un qualche metodo per rimanere in vita per sempre, allora lì potremmo iniziare a mangiarci le mani, ok? Lì sì. Io sono cazzi, per dirla sì, io sono cazzi veramente, guarda, non so se sperarlo o meno, perché lì sono veramente cazzoni. Cioè, per esempio, un peso della responsabilità in primis, una paura di quello che gli interessi potrebbero scatenare, una cosa del genere, immagino, no? Il segreto dell'immortalità è l'arte. Vabbè. I minuti finali delle live sono sempre i migliori. Comunque, cazzo, mi è caduta la torcia elettrica dentro il bicchiere d'acqua. No, è caduta. Scusa, no, Dave, mi piace. Ora divento l'uomo radioattivo. Funziona così per i fumetti, no? Qualcosa. Qualcosa ti tocca, qualcosa sì. Lato oscuro, qualcosa ti tocca. Sketch di CSI in Happiness. Want you to be happier. C'erano i Griffin che facevano una cosa con braccio di ferro. Dove c'è... Sì, lei ha un tumore. Lei ha un tumore al braccio. Ne ha due, giganteschi, perché il braccio di ferro ha quei muscoli giganti. Lei ha due tumori al braccio. Lei inoltre soffre di una particolare malattia della quale ne dà un disturbo nel parlato. Sì. A tre giorni di vita. Cioè, il dottor Hartman, tra l'altro. Comunque, ragazzi. Succate. Ecco. Tanto, miei cari spettatori, dovete farlo proprio. Quasi come una abitudine. Proprio con amore. Con amore o con violenza? No, amore.
con amore. Ormai, tra l'altro, succate non prende più quel connotato da veramente succare, no? È un intercalare, come le bestemmie in Veneto. Esatto, ah. Non va. Sì, è oppure come un'esortazione, diventa come un lavati i denti amore, ecco. Ah, quindi lavati i denti amore, dici su, non ho capito. Beh, diciamo che l'azione è la stessa. Basta, ragazzi, non entriamo questi, per favore, queste analogie. Dai, no, ti devo ricordare io che abbiamo un pubblico di bambini. Siamo giusto, giusto. Effettivamente. Ti immagini me contro te una certa responsabilità. Ti immagini contro te che vengono in live? Ma bellissimo. Li invitiamo. Mi faccio una donazione di 2000 euro. Li invitiamo nel nostro canale, allora, per fargli dire. Cara Sofia Scalia e Luigi Caragna, siete ufficialmente invitati a The Poltergeist. Vi aspettiamo con tanto affetto. Bacetto. Sappiamo che ci seguite, però noi non seguiamo voi. Però non lo, per favore. Poi la gente si lamenta dei miei contenuti e dice che è schifo. No? Cioè, vabbè, tu ti guardavi i contenuti più di qualità, no? Il Fantabosco, ma vai, che cara. Cioè, non capiscono che è un prodotto per bambini. Ti dicono, ma fanno i cretini, ah, però quando ti guardavi Dodò da piccolo, quello era un prodotto di cultura, minchia sì, quello ti parlava utilizzando dei francesismi, Dodò, mentre parlavi di come i prudenti, dai per favore, guardiamo in faccia la realtà, c'era sempre questa cosa del lamentarsi, nata con sembra un capo bastone, in testa di cazzo, però... mi immagino Dodò che fa... Le ci sono ferie va più in questo si modo. Scherzi, perché Bob Bastone, un abbraccio, non condivido il tuo operato, però insomma, dai, sei ufficialmente invitato. Cioè, ragazzi, almeno spiegarci siamo... un po' come la tua questione. Dai. Certo, vogliamo sapere il tuo punto di vista. Vabbè, detto questo, ragazzi, esatto. Vi ricordiamo di seguirci su tutti i nostri social, trovate il link di Linktree all'interno della info box del canale Twitch, da lì potrete avere accesso sempre al canale Twitch, al canale YouTube principale, dal quale potete accedere a quello delle live, a Instagram, a Telegram, il canale Telegram e al gruppo Steam. Poi vi ricordiamo di, se apprezzate tanto tanto i nostri contenuti, di abbonarvi. Preferiamo l'abbonamento alla donazione, dato che con l'abbonamento avete pure dei premi voi, cioè ci guadagniamo entrambi, la donazione solo noi, ci sembra un po' impari. Però se voleste donare, cioè, non è che ci fa schifo, cioè. Però insomma, se volete darci 2600 di Zeb, dico. Che cazzo, io sinceramente non ve lo consiglio, guarda, ve lo dico io spassionatamente, non ci dà 600 euro, anche se li useremmo penso solamente per il canale, ma anche perché mi sentirei in dovere di utilizzarli, investire una telecamera da 2600 euro è finito. Ve lo dico, ragazzi, cioè, veramente lo dico con tutto il cuore, non donate 2600 euro agli streamer, per favore, cioè, non mi fate andare in giro per il mondo a pensare, ma esiste veramente gente così, no? Comunque, ma donate i bambini in Africa, se avete 2600 euro da buttare, donate l'ActionAid. Vabbè, anche ragazze prosperose di un certo lavoro, cerchiamo, basta un assegno. Comunque, volevo dirvi che tutte le informazioni per l'abbonamento le trovate nella sezione abbonati a The Poltergeist, nella grande sezione delle nostre informazioni. La potrete trovare tutti i vantaggi di ogni singolo abbonamento, il prezzo e lo storico degli abbonati. Infatti, se vi abbonaste anche voi, finirete appunto nel magico elenco. Ho sbagliato tutto l'italiano, sì. Peggio di Di Maio sono diventato. comunque, detto ciò, noi vi ringraziamo per essere passati, per starci vedendo in caso voi foste su YouTube. Vi invito di nuovo a seguirci su tutti i nostri social e vi auguriamo una buona notte dal castello infestato. Anche in replica, poverino. Ah, certo, adesso tra poco saremo in replica. Vi auguro una buona notte dal castello infestato, in particolare da Dave, da Cidometto e da Rock66. Buonanotte e ricordate buonanotte. Niente. E ricordate il numero.